divertirsi senza eccessi con studenti dell'alberghiero che preparano alcolici in discoteca. È stata questa l'iniziativa originale organizzata al Mulino Strict di Figline, la discoteca che ha riaperto da pochi mesi in collaborazione con l'Istituto Vasari. Il noto locale, questa domenica 26 gennaio, dalle 15 alle 19.30, ha aperto le porte anche al pomeriggio e lo ha fatto con un evento rivolto ai giovanissimi, allo scopo di sensibilizzare i teenager sul consumo consapevole di alcol, in collaborazione con il noto istituto scolastico alberghiero fidinese. I ragazzi, affiancati da barman del locale, hanno preparato cocktail analcolici durante l'evento. Sono stati gli studenti delle classi quarte del corso Sale Cucina. E diciamo che la puntata, come definisco io, una puntata zero, è stata un ottimo risultato. La collaborazione fatta con la Croce Azzurra e l'Istituto Vasari, tra l'altro che ringrazio pubblicamente perché comunque ci hanno fornito del supporto di due ragazzi che comunque delle quarte che hanno diciamo così sviluppato e realizzato cocktail analcolici, perché comunque il progetto della domenica pomeriggio dello Strix Mulino era il servizio no alcol ai giovani. Diciamo che tutto nasce da un protocollo d'intesa che è stato firmato e siglato da tutte le prefetture di zona, quindi dalla prefettura di Firenze, Arezzo, Siena, eccetera, dove si va un po' così anche a sensibilizzare e a promuovere le attività formative per le scuole, quindi aprendo anche, diciamo così, negli orari diurni i locali di pubblico spettacolo per sensibilizzare il divertimento che non è sballo. Insomma. Come si faceva una volta, il mulino, insomma, ci si ricorda tutti del mulino della domenica pomeriggio, dove comunque ecco, generazione e generazione hanno vissuto, insomma, questi tempi. Il primo giorno sicuramente ne faremo delle altre, di serate così, di pomeriggi, e quindi ben venga, insomma, la voglia di divertimento sano, pulito, che è quello che poi anche le famiglie e i genitori si aspettano da un imprenditore come me o come altri del settore. Durante l'evento è stato infatti anche possibile compilare in forma anonima questionari riguardanti la diffusione dell'alcol tra i più giovani, un modo per conciliare divertimento, conoscenza e formazione.